Pareggio senza gol tra Marsale e Acireale nell'andata dei play-out 2012. Ci avevano provato gli azzurri di casa a destabilizzare il prepartita con voci di possibile rinuncia a giocare la sfida. Ed invece tutti in campo regolarmente, gli uomini di Breve pronti e agguerriti per mantenere attraverso questi 180 minuti a disposizione, di cui 90 già archiviati, la categoria. Obiettivo che è pure degli acesi che ieri, dopo esattamente 6 mesi hanno avuto l'opportunità di essere seguiti dai propri tifosi, almeno di quelli che con la giusta intuizione avevano ben capito che quello dei marsalesi era solo un gioco sporco. Minacciare di non scendere in campo è stata proprio una cosa puerile, e questo è dimostrato anche dal fatto che, convinti non arrivasse nessuno da Acireale, non esistevano biglietti per il settore ospiti. Riciclati quelli di Marsala Messina e Marsala Cosenza, oltre che i soliti tagliandi dei vecchi cinema. Bravi, veramente bravi. Come assolutamente squallida, e vorremmo che ciò fosse punito a dovere, l'aggressione a distanza messa in atto dallo sparuto numero di supporter di casa, le cui file per l'occasione venivano rimpolpate da tifosi palermitani e udite da quelli ragusani prima dell'inizio della gara. Da dietro il muro di cinta, infatti, del Lombardo Angotta sono arrivate pietre ed arance. Per fortuna, vigili ed attenti, si è evitato che qualcuno si facesse davvero male. Vedremo se le forze dell'ordine, che hanno visto tutto, provvederanno in tal senso. Ma adesso andiamo alla gara. Minuto di silenzio e poi subito Acireale in avanti con Di Masi, bravo ad anticipare lo sgusciante Aiello sfuggito a Matinella. All'ottavo è Fascetto a salvare sulla linea il colpo di testa a schiacciare di Genovese. Capovolgimento di fronte, punizione di Fascetto e Di Masi pronto alla parata. Al 18esimo rigore per fallo di Savanarola su Saluto dal dischetto Fina, pochissimi gli errori suoi dagli 11 metri, e Zelletta para. Al 31esimo ancora Zelletta sugli scudi, stavolta nega il gol a Conti. Secondo tempo, al 55esimo punizione di Fascetto smanacciata in angolo da Di Masi, al 72esimo traversa di Fina, ma l'arbitro scadente, il signor Guccini, vede la deviazione di Zelletta e assegna l'angolo. Al 82esimo ancora Zelletta, il protagonista assoluto della partita, alza sulla traversa un'altra punizione. Finisce 0-0 e adesso il secondo tempo, domenica alle 16 al Tupparello.